rappresenta quella che oggi si dice, no, la tradizione, il direttore di tradizione. Cosa vuol dire oggi? Tradizione è una parola che l'ho detto anche ieri, domenica mattina, che si usa in maniera dispregiativa. Invece non è la tradizione, noi dobbiamo salvare lo stile dell'opera, perché i compositori hanno già scritto all'epoca certe cose nella partitura, non hanno scritto sapendo che i cantanti avrebbero già fatto. Ne vede una lettera di Verdi dopo il Trovatore di Roma, che i critici avevano detto: Verdi rovina le voci perché le butta troppo alto, ve lo fa cantare troppo acuto. Dunque Verdi dice: io non ho scritto parti acute per i cantanti, sono loro che si prendono queste puntature. E allora vuol dire che Verdi però non era contro, perché Verdi non dice questi cantanti che si permettono, dice sono loro che si permettono, non ha detto che si permettono. Perciò è uso, è lo stile finalmente, si è creato uno stile. Allora se lei va a assistere, ha visto la fine del Barbiere di Siviglia, che un po' alla volta era diventata la passione secondo San Matteo. È vero. Perché è una delle partiture e più lunghe. Poi la storia di tagli o non tagli. La première di Guglielmo Tell nell'829 a Parigi, dopo il terzo atto erano passate 4 ore e mezza. Dopo il quarto e il quinto atto l'hanno tagliato molto, con un certo Rossini che era all'apice della gloria, che era presente. E hanno finalmente fatto questo Tell. Una volta per la strada Rossini ha trovato il direttore dell'Opera di Parigi, il direttore l'ha riconosciuto e ha detto: maestro, questa sera si rappresenterà, eseguiremo il secondo atto del Guglielmo Tell. Lui ci ha fatto tutto. Quindi perché già all'epoca di Rossini tagli, c'erano tagli eccetera, tutto adattato. Le tonalità originali quali sono? Quelle degli primi interpreti, ma le tonalità Bellini insegna, è andato a casa di chi cantava la Norma e la D'Agisa a chiedere se la pasta da Grisi, se le tonalità erano comode a loro. Se non andavano bene faceva dei trasporti, andava giù, andava su, non so cosa che voleva. Infatti Verdi ha detto, per Verdi per esempio, ha detto che la Traviata lui l'ha ritoccata, cioè non ci ho fatto niente, invece il duetto del secondo atto ha abbassato tutto il mezzotono, ma per lui era niente perché ha abbassato, ha fatto naturalmente che ha fatto la prima edizione appunto di Venezia, era acutissima per il baritono, però c'era, è Dio che ispira o giovani, c'era la puntatura. E quando Valdengo ci ha chiesto a Toscanini, è Dio che ispira o giovine, è Dio questa puntatura, che invece c'è scritto è Dio che ispira o giovine, è Dio. E Toscanini ha detto, Valdengo, quella puntatura lì è nata prima della Traviata. Quindi diciamo erano cose autorizzate. Ma come mai adesso invece si va verso una questa. Perché il direttore d'orchestra, quando vengono fuori dal conservatorio, vanno a dirigere e tutti dicono che è una nuova interpretazione, e invece è qualcuno che non sa l'opera. Che sia nuova interpretazione è senza dubbio, che sia nuova è senza dubbio nuova, ma però qualcuno non sa l'opera, e l'opera si impara nelle polvere delle tavole di palcoscenico, senza da fare. Oh!
maniere di tanti agenti che vengono da me a ripassare, no, vengono a parlare, vanno via, stanno vicino. Intanto, per esempio, ma le è mai capitato, per esempio, che le abbiano imposto di suonare tutta l'opera anche senza i tagli di tradizione? No, impongo io i tagli, mica gli altri. E poi c'è una la cabaletta famosa del O mio rimorso infamia, che Verdi nella seconda, nell'edizione del 54 voleva, se mi sbaglio mi corregga, nell'854, la seconda versione, voleva assolutamente tagliarla l'aria del tenore. Addirittura anche l'aria, sì. Lunge da lei. No, l'aria, la cabaletta. Come che ha tagliato nella seconda versione del Trovatore per la francese, tu che avrai l'amore in terra. La cabaletta di Leonora nel quarto anno. L'ha tagliata. Che vuol dire che questi rifacimenti qua c'è da pensarci, insomma. Adesso io non voglio che venga fuori di fare la versione Don Carlos del 1886, la versione di Modena. Modena non è la città che può fare testo di una versione. La versione è la Scala, sarà a Parigi, sarà a Vienna. Mi spiego, con tutto rispetto per Modena, dove ho diretto nel 58 una magnifica Lucia di Lammermoor con la D'Angelo, tenore Eugenio Fernandi, Romano Roma e Ugo Novelli. E invece di fare tre recite ne abbiamo fatte quattro. Non è che abbiamo fatto una in più, perché hanno detto questi qua è meglio dare la possibilità di imparare una volta in più, così imparano, no? Non è stato un trionfo veramente il 58. Era la scena della torre o era tagliata questa? Non avevamo la scena della torre. Ma lei no. La farebbe oggi? L'ho sempre fatto, poi io l'ho sempre fatta. Sì, l'ho sempre fatta, sì. È un taglio che non va fatto. No, allora là drammaticamente è importante, sì. Altrimenti nella Lucia, quando entra il basso alla fine, pensa che la Lucia sia morta di parto, perché il basso dice forse è nato. Il dialogo poi con Normanno. Si dire forse è nato, no? Dice forse è nato. Infatti Edgardo è il personaggio più insultato della storia dell'opera, perché chiunque lo introduce. Generalmente sì. No, purtroppo la scena della torre che Toscanini faceva con Berti dei Franci, poi a Vado l'ha ripresa la Scala, l'ha fatta la scena della torre, sì. Dicono che stanca un po' il tenore, ma non è che stanca un po' il tenore, il fatto è che nessuno è abituato a cantarla, si devono provare, insomma. Che Dupré sia stato un tenore eccezionale senza dubbio, perché Dupré è stato il primo Edgardo, ed è il primo che ha fatto le note cosiddette di petto, che è un errore di petto, non esiste. Lei che canta, un misto. Petto non esiste, è che in maniera di dire, come per esempio se, non so, un avvocato, vado da un avvocato per una causa, e quell'avvocato dice, guarda, me la prendo di petto, cioè, ed è questa storia, cioè, di prendersela in sul serio, cioè di non fare... Un errore storico, in effetti. È un errore di parola che non sta a me correggere, ma abbiamo già abbastanza errori, non mi più, nemmeno lo dice. Senta, le volevo chiedere in conclusione, quando ha avuto tanti episodi, immagino, di situazioni da salvare all'ultimo secondo, lei per esempio è stato mai capace di far abbassare di tonalità al volo, alla cadenza, come alle volte faceva Serafin, quando si accorgeva che magari un basso, un baritono stavano calando, di abbassare di mezzo tono al volo? Come al momento di fare mezzo tono sotto? No. Ha degli aneddoti da ricordare di salvataggi o cose un po' fatte grazie anche alla sua memoria famosa, insomma. Lei dirige sempre senza partitura. Mi ricordo quelli della Barcaccia che hanno detto che sono impazzito quando ho diretto le Semiramide al Metropolitan, quando 8 battute le faceva a tempo doppio, ma non era idea mia, era un'idea di Santini. La tiratara. Siete venuti a Zurigo, che era un po' lenta, no? Siete venuti a Zurigo a sentirla, la tiratara. Avete pensato, no, però era un po' lenta. Una verità sui miei confronti, ha detto, che cosa vuole quel cittadino?